averla conosciuta nella sua veste statica qualche mese fa a Milano, finalmente siamo riusciti a provare la nuova SUV compatta premium francese di S3 Crossback. L'allestimento che stiamo provando è una serie speciale limitata, si chiama la Premiere e contiene all'interno tutti gli accessori che faranno parte del catalogo degli optional di DS3 Crossback. Come vedete si contraddistingue con una griglia che assomiglia molto a quella della DS7 o anche delle Concept che sono state presentate nel corso degli anni. Nuovi e completamente inediti nella forma i proiettori, che in questo caso hanno la tecnologia Matrix. Un altro tratto che richiama la DS7 Crossback è la luce diurna a LED con questo tema molto caro ai francesi. Altri dettagli su una vettura che risulta particolarmente compatta, perché abbiamo 412 cm di lunghezza, un'altezza da terra che permette di cavarsela bene anche in un leggero fuoristrada. Ovviamente parliamo di una crossover, non abbiamo le quattro ruote motrici neanche disponibili a richiesta. Un altro elemento ricco di stile sono le maniglie a sfioramento che fuoriescono dalla carrozzeria, in caso contrario rimangono a filo. Un richiamo anche rispetto alla DS3 uscente, ovvero la pinna di squalo, in questo caso celata nella portiera posteriore. Il passo di 256 cm è garanzia di una buona abitabilità, nonostante tutte le dimensioni. Dietro viaggiano comodamente tre persone adulte e c'è molto spazio sia per le gambe che per la testa. Chi viaggia centralmente può contare anche sul tunnel particolarmente basso. Peccato che non abbiamo le bocchette dell'aria, neanche una presa USB per caricare i device. Il vano bagagli, che non dispone di apertura retroattuata, ha una capacità che parte da 350 litri fino a 1050, battendo gli schienali suddivisi su due livelli 40 e 60. Le finiture sono in moquette, ma purtroppo abbiamo uno scalino particolarmente pronunciato e questo potrebbe creare qualche problema se dovete caricare dei colli voluminosi. In compenso l'apertura è molto molto ampia. Il volume posteriore è particolarmente massiccio, con le finiture nel nostro caso nere satinate, proiettori con tecnologia full LED e due grandi scarichi che fanno sembrare la vettura veramente molto cattiva e potente. All'interno della plancia il tema dominante è il rombo, infatti abbiamo tre rombi che suddividono i comandi dell'infotainment e altri comandi come ad esempio il riscaldamento dei sedili, le bocchette dell'aria che anche queste seguono lo stesso tema e il rombo per accendere la vettura. Nel tunnel centrale particolarmente ampio abbiamo il caricatore a induzione per il cellulare, la leva stile joystick del cambio EAT8 e i due scivoli con i comandi dei vetri elettrici che francamente non mi hanno entusiasmato. Sono gli stessi che del resto troviamo sulla DS7 Crossback. Molto bello il volante nell'impugnatura e molto facile da utilizzare con i comandi particolarmente intuitivi. Abbiamo ancora il cruise control sul piantone, una soluzione forse un po' datata. La plancia della Premiere è rivestita in simil pelle che riprende lo stesso tema dei sedili, dove vediamo appunto qua l'etichetta Premiere, e una finitura morbida anche nella parte superiore. Purtroppo tutte le altre zone meno esposte sono in plastiche rigide. Ma tutto sommato gli assemblaggi sono eccellenti. Come dicevamo, il nuovo sistema di connettività è comandabile dai tre rombi e alcuni comandi inferiori. E ovviamente contare su Apple CarPlay, Mirror Link, Android Auto. I comandi del clima sono solamente touch e non ci sono quelli fisici, questo potrebbe creare qualche distrazione quando si va a cercare velocemente alla guida appunto di cambiare la temperatura di bordo. Ed eccoci alla guida della nuova DS3 Crossback, una vettura veramente molto interessante che punta a ricavarsi una buona fetta di mercato in Italia, soprattutto visto le sue dimensioni. Infatti parliamo di una crossover da città con 4 metri e 12 di lunghezza. Il motore che stiamo provando è il performante PureTech, è un 1200 a 3 cilindri turbo compresso che riesce a sviluppare 155 cavalli e una coppia di 240 Nm. Veramente non male, del resto si può settare su diverse modalità di guida, abbiamo Eco, Normal e Sport, e in particolare nello Sport la vettura assume un carattere completamente diverso, diventa più briosa, il rumore si fa più cattivo anche se in maniera artificiosa, ma rende parecchio effetto. La seduta è particolarmente comoda, infatti sono state utilizzate delle nuove schiume all'interno dei sedili, nel nostro allestimento sono rivestiti in vero cuoio, inoltre si può ottenere anche la funzione massaggio oltre che tutte le regolazioni elettriche. Infatti nella DS3 Crossback uno dei punti che è stato maggiormente curato
e il comfort e l'insonorizzazione, infatti, come vedete, anche a una velocità sostenuta che stiamo percorrendo in questo momento, non si sente assolutamente nulla. La tecnologia regna sovrana all'interno della plancia, infatti abbiamo un quadro strumenti totalmente digitalizzato e un head-up display molto utile che riporta i dati proiettati direttamente su un pannello in plexi che fuoriesce automaticamente ogni volta che accendete la vettura. Attraverso l'app e lo smartphone potete accedere a numerose funzioni della vettura, come ad esempio accenderla e condividerla con 5 utenti. Ad esempio, se un vostro amico ha l'app e voi gli mandate l'autorizzazione, può utilizzare l'auto e accenderla a sua volta. Parliamo di prestazioni per quanto riguarda il modello che stiamo testando. Infatti la velocità massima è di 208 km all'ora e 8,2 secondi per passare da 0 a 100. Ma trattandosi di un benzina, chiaramente i consumi sono tenuti sotto la lente di ingrandimento. Infatti riusciamo a percorrere con un litro di benzina 14,8 km. Ma chiaramente DS3 Crossback non è solamente in questo tipo di allestimento, ma soprattutto di motorizzazione di potenza da 155 cavalli. Infatti sono disponibili due propulsori, uno da 1,2 litri PureTech a benzina, che si può scegliere appunto in tre tipi di potenza, da 100 cavalli, 130 e il nostro da 155 cavalli. Invece c'è anche un Blue HD, anche questo disponibile in due potenze, da 100 cavalli e 130 cavalli. Per quanto riguarda invece i cambi, ci sono i cambi manuali a 6 marce o, se preferite, quello che stiamo usando in questo momento, le AT8, con convertitore di coppia che funziona veramente molto bene e ha una cambiata molto fluida. Tra l'altro è il cambio che abbiamo avuto occasione di provare già in altre occasioni su altre vetture del gruppo. Ma la grande novità è il telaio modulare CMP, che consente anche di alloggiare delle batterie. Perché? Perché la DS3 Crossback si può ottenere anche totalmente elettrica. Un modello che sarà disponibile dal prossimo anno, si può già ordinare, a un prezzo superiore ai 40.000 euro. Una grandissima novità e sicuramente molto attesa dagli automobilisti italiani. Ma parlando di sicurezza, come ben sapete, DS ha investito molto per quanto riguarda gli ADAS. Ad esempio sulla DS7 sono stati introdotti dei nuovi sistemi che ritroviamo anche su questa compatta DS3 Crossback, come ad esempio il mantenimento automatico di corsia. C'è la possibilità addirittura di mollare il volante e la vettura segue la traiettoria all'interno della carreggiata. Inoltre il cruise control adattivo si abbina anche al rilevamento dell'angolo cieco e la frenata automatica che agisce fino a 140 km all'ora. Dunque un primo approccio molto interessante della DS3 Crossback che attendiamo di ricevere a breve in redazione per poterla studiare nel dettaglio. Nel frattempo vi posso dire che questa è la Premiere, una serie speciale che ha già di serie tutti gli accessori disponibili nel completo catalogo degli optional. Se volete conoscerla maggiormente nel dettaglio, vi invito ad andare sul nostro sito www.showcar.news ed entrare nel configuratore. L'appuntamento con la televisione è sempre ogni domenica alle ore 12.10 su Canale Italia 84. Inoltre c'è la possibilità di seguirci in tutto il Trentino Alto Adige attraverso Trentino TV e Alto Adige TV. Alla prossima prova! Ogni domenica alle ore 12.10. Su Canale Italia 84 non perderti Show Car TV, la trasmissione dedicata al mondo delle auto, con prove, anticipazioni ed attualità. Allaccia le cinture, sei su Show Car.